Bonjour. Mais je vais parler en français. Aujourd'hui, c'est un jour très important, monsieur le maire, parce que enfin le métro est relié au train. Enfin, le train est relié au métro. Et ça, c'est un événement parce que les transports dans une ville, c'est un ensemble, c'est un réseau. Et ce réseau, il est autour d'un espace public nouveau pour Naples. Et je suis très heureux de cette journée et de ce soleil magnifique. Merci, merci et bravo. Prende la parola l'ingegner Gian Egidio Silva. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere venuti a visitare quest'opera che penso avrà un'influenza decisiva nello sviluppo della piazza e del quartiere. Non voglio dilungarmi, c'è il signor Sindaco che è qui presente, che vi darà un quadro più allargato e preciso della situazione. Vi ringrazio, a presto. La parola al Sindaco di Napoli, prego. È stato troppo breve l'ingegnere però. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che contribuiscono in un momento così difficile a far sì che la città non si ferma e va avanti. Quindi innanzitutto i lavoratori che in questi anni, in momenti anche di difficoltà, hanno continuato a credere che la metropolitana di Napoli è un'opera pubblica necessaria. Quindi a loro innanzitutto va il mio ringraziamento. Poi il ringraziamento va ovviamente a tutti quelli che non hanno mollato, a cominciare dal Comune di Napoli, nel credere in una sinergia istituzionale. Ho cercato di far presente in questi anni, devo dire anche in momenti difficili, quanto Napoli fosse credibile, e devo dire che anche l'incontro avuto con il governo, col Presidente del Consiglio qualche giorno fa, ho avuto l'impressione che la nostra città assume sempre di più un livello di credibilità crescente. Tanto è vero che siamo riusciti ad ottenere in un momento difficile un finanziamento che è assolutamente decisivo, non solo, e lo dico all'ingegnere Silva, a tutti i responsabili, alle imprese, in modo che si aprano immediatamente i cantieri che consentono il prolungamento della metropolitana dal centro direzionale sino a Capodichino. Ma vorrei anche ricordare un obiettivo che non era affatto scontato, che siamo riusciti a raggiungere in queste settimane, che è il finanziamento completo per la fine della linea 6, non solo da municipio Riviera di Chiaia, Mergellina, Mostra d'Oltremare, ma sino a Bagnoli. Questo è frutto di un duro lavoro e di una credibilità non di una persona ma di una città intera. Quindi questo per me è un motivo importante per andare avanti e per non mollare. Io credo che questo oggi è un obiettivo significativo che restituisce quasi tutta Piazza Garibaldi alla sua bellezza. Manca uno specchio sul quale bisogna ancora lavorare, che è la fine del parcheggio lato Mexico di Piazza Garibaldi, ma ho avuto anche qui, grazie a una collaborazione istituzionale importante, l'impegno che i lavori vanno avanti e finiranno in tempi accettabili. Quindi credo che questo sia un risultato che merita soprattutto Napoli e Piazza Garibaldi, che in questi anni ha sofferto di un cantiere molto pesante. Oggi potrà godere di una delle piazze più belle non solo di Napoli, del nostro paese e del mondo intero, e a breve anche Piazza Municipio. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno creduto, a tutti quelli che hanno stretto i denti nei momenti difficili, a tutti quelli che l'hanno fatto quando lo stipendio sembrava di non arrivare. Stiamo qui, non molliamo, andiamo avanti, e grazie a tutti e buona giornata a tutti.